occuparmi delle vicende, diciamo, sicuramente di tipo operativo, ecco, se posso dire, legate al tema del ravvedimento operoso, no? E quindi, facendo una piccola premessa, poi andremo a vedere, insomma, delle vicende, insomma, specifiche. Innanzitutto possiamo dire questo, che il ravvedimento operoso ha mutato completamente quella che possiamo definire la sua essenza, no? Per effetto delle modifiche che sono state intervenute, oggi noi sappiamo che no, risultano, mentre in passato risultavano per tutti i tributi ostativi, no, qualsiasi attività amministrativa di accertamento, oggi sappiamo, no, che per quanto concerne perlomeno i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate risultano ostativi soltanto dei precisi atti al ravvedimento operoso. Si tratta degli atti di accertamento, si tratta degli avvisi di liquidazione, si tratta degli cosiddetti avvisi bonari che precedono, no, la cartella di pagamento, qualora evidentemente non risulti, no, l'avviso bonario, la cartella risulterà elemento ostativo. Ovviamente questo significa, e voi lo sapete perfettamente, che in presenza di processo verbale di constatazione risulta possibile per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, risulta possibile il ravvedimento operoso. Una piccola precisazione a questo riguardo, relativamente agli elementi ostativi. Abbiamo detto che la norma menziona, quindi l'articolo 13 del 472, poi magari con l'aiuto di Roberto, magari prenderemo alcune norme, no, insomma, specifiche, però l'articolo 13 del 472 rappresenta che per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate risultano ostativi gli atti di accertamento, abbiamo detto gli atti di liquidazione, oltre che, no, abbiamo riferito gli avvisi bonari. Sulla latitudine dell'atto d'accertamento mi permetto di segnalare, no, una vicenda che sarà una vicenda che noi probabilmente tutti toccheremo, cioè quella degli atti di recupero dei crediti d'imposta. Non sto qui a parlare degli atti di recupero dei crediti d'imposta perché non è oggetto da questo intervento, però quello che voglio dire è che l'atto di recupero dei crediti d'imposta ha piena natura accertativa, come peraltro riconosciuto dalla stessa amministrazione finanziaria, una circolare che è la 6E del 2000, la 6E del 2015, la risposta 10.5, si tratta delle risposte a telefisco. E proprio il quesito era questo: se l'atto di recupero, ancorché non menzionato, risulta ostativo al ravvedimento operoso. L'amministrazione finanziaria riconosce che, considerata la piena valenza accertativa dell'atto di recupero, esso risulta, no, elemento ostativo al ravvedimento. Al di là dell'Agenzia delle Entrate, eccola la risposta, grandissimo Roberto, al di là dell'Agenzia delle Entrate, insomma, quello che mi sento di dire è che non ci sono dubbi sulla valenza accertativa dell'atto di recupero, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione, peraltro, e quindi confermo che si tratta di elemento di tipo ostativo. Detto questo, un altro concetto che mi sembra doveroso, prima di entrare nello specifico, rappresentare è che la disciplina del ravvedimento operoso non prevede, no, quale essenziale condizio, quindi nell'articolo 13 del 472, non prevede quale essenziale condizio la presentazione della dichiarazione integrativa. No, lo vado a. No, questo è il 471, no? Il 472, il 13 del 471, poi lo andremo a riprendere. Non prevede espressamente la presentazione di una dichiarazione integrativa. La necessità di una, quindi il ravvedimento si perfeziona, vedete proprio come esordisce la norma, dice la sanzione è ridotta. Se noi andiamo a vedere nel corpo normativo dell'articolo 13, non si parla mai di dichiarazione integrativa.
Tant'è che la disciplina delle dichiarazioni integrative, l'articolo 2,8 del DPR 322, che disciplina le integrative sia a favore che a sfavore, dice fatta salva la disciplina del ravvedimento operoso. Eccolo qui, perfetto, sei fantastico, Roberto. Quindi ferma restando la disciplina dell'articolo 13. In sostanza, quello che voglio affermare è questo, che il ravvedimento operoso si perfeziona in base alla norma di legge attraverso il pagamento della sanzione ridotta nei termini specificatamente previsti, quando evidentemente la sanzione legata a un'evasione d'imposta o comunque alla debenza d'imposta si perfeziona attraverso il pagamento della sanzione ridotta e del versamento della maggiore imposta. La dichiarazione integrativa non è condizio sine qua non, ma diciamo che rappresenta, no, poiché il principio è che il ravvedimento, attraverso il ravvedimento, regolarizzo ora per allora, è chiaro che se la violazione ha avuto una rappresentazione in una dichiarazione, ma non tutte lo hanno, ad esempio, pensiamo all'omesso versamento. È evidente che in questo caso, no, andrò a presentare anche la dichiarazione integrativa, qualora la violazione abbia inficiato la dichiarazione originaria, ma ribadisco, non si tratta di elemento essenziale. La presenza di una dichiarazione integrativa, quando vado a correggere una presentazione della dichiarazione, lo si ebbe con la prima circolare storica del ravvedimento operoso, la 192 del 23 luglio 1998. Detto questo, in termini molto sintetici, ma per andare a rappresentare dei criteri di tipo generale, la vicenda fondamentale sulla quale io vado, insomma, cercherò di fare una serie anche di esemplificazioni, no, è la seguente. Uno dei dogmi del ravvedimento è quello che il ravvedimento va eseguito sulla sanzione edittale, cioè noi vediamo quell'articolo 13 che dice la sanzione è ridotta e quindi io devo, quando vado ad eseguire il ravvedimento operoso, devo necessariamente andare a rapportarmi sulla sanzione edittale. Ed è qui che molte volte si commettono degli errori, no? Perché molte volte si confondono determinati principi. Ricordo ad un esempio, proprio con l'aiuto della norma che è stata prima palesata da Roberto, cioè l'articolo 13 del 471, che riprenderò anche per un'altra esemplificazione. Quindi, se torniamo alla norma dell'articolo 13 del 471, rappresentando che questa disposizione disciplina, e questo è molto importante per capire la latitudine di talune regolarizzazioni, disciplina la violazione, attenzione, lo vediamo nella rubrica della norma, del ritardato omesso versamento diretto. Cosa significa ritardato omesso versamento diretto, oltre le note violazioni di composizione che sono state inserite, le sanzioni sui crediti non spettanti inesistenti con la modifica entrata in vigore il 1 gennaio 2016 del decreto legislativo 158. Però è chiaro che il tempo, no, è tiranno e qui ci sarebbero tante cose da dire. Però cosa disciplina l'articolo 13 al di là delle compensazioni? Disciplina i ritardati o omessi versamenti diretti. Questo è importantissimo perché evidente, cioè, cosa significa ritardati o omessi versamenti diretti? Posto che la norma ovviamente non riguarda soltanto le imposte sui redditi, cioè le imposte che vengono a volte definite dirette, cioè l'articolo 3 del 471, come sapete, disciplina, no, ad esempio, non so, anche l'omesso versamento dell'IVA. È importante andare a riportare l'esatto contenuto, l'esatta latitudine di questa previsione, proprio perché poi molte volte si compiono degli errori in sede di ravvedimento operoso. Ritardati, omessi versamenti diretti vuol dire semplicemente questo, che la norma va a sanzionare chi determina direttamente come dovuto un tributo e poi non lo versa. Questo è fondamentale anche per capire talune prese di posizioni e della stessa Agenzia delle Entrate e
della stessa Cassazione che parla di assorbimento della sanzione dell'omesso versamento in relazione, ad esempio, a talune violazioni prodromiche, come può essere quello dell'omesso.